professoressa, una grande serata fatta di emozioni, di buoni sentimenti e di tanta amicizia. Lei ha sottolineato spesso questa parola, questo concetto. Sì, io credo che l'amicizia sia fondamentale nella vita di tutti, perché senza l'amicizia non si può comprendere la vita, non si può comprendere il mondo, non si può essere se stessi chiusi come una monade. C'è bisogno di questa relazione, di questo rapporto io e tu, per ben comprendere quello che è il senso della vita, e l'amicizia è uno di questi, l'amicizia è quella con la A maiuscola. Ecco, quando si scrive un libro tra virgolette normale, magari c'è una storia da raccontare, un approfondimento. Invece scrivere un libro di poesie, come si fa? Dove si trova l'ispirazione? Come si mettono in fila un po' questi versi? Quale ordine si dà? Ecco, quale impostazione c'è stata? Allora, io credo che la cosa fondamentale sia osservare la realtà, osservare se stessi e guardarsi dentro. Da qui nasce quella che è la molla effettivamente che fa scattare quel qualcosa per dare l'avvio a poter, diciamo, pitturare attraverso la parola quella che è la realtà, perché la poesia è questo, una raffigurazione non logicamente fatta di colori, ma fatta di parole della realtà. Basta saperlo osservare. Molti di noi si soffermano più che altro a guardare, ma tra guardare e osservare sappiamo che c'è una differenza grandiosa. Ecco, la cosa fondamentale è non rimanere in superficie, ma andare più nel profondo, e soltanto così si potrà. Per concludere, ci sarà un momento in cui la poesia non seguirà più l'uomo e la donna? Ci sarà una moda che passerà? Mai, assolutamente, la poesia non potrà mai passare di moda. Come ho detto prima nella chiusura della serata, riprendo le parole di Walt Whitman, soltanto la poesia salverà il mondo, quindi senza di lei non si può prescindere assolutamente da qualsiasi cosa. Grazie. Prego, consigliera Ianni Belli, ogni tanto un pomeriggio di quiete. Sì, e senza polemiche. Vorrei soltanto esprimere due parole, emozione e onore. Emozione per quello che è Demi, onore perché Demi è una cittadina lagonegrese. E io sono onorata di essere qui stasera, grazie. Grazie tanto. Maria Pia Papaleo, com'è andata la manifestazione? La manifestazione è andata benissimo, la location Palazzo Marangoni di Lauria era stupenda e abbiamo presentato il libro di Demi Mango, L'amore e poesia. È un'indagine introspettiva della poetessa che ci ha donato questa silloge e veramente ci ha emozionati. Una poesia che incontra la natura, le nuvole, i ruscelli, cioè la natura c'è, è presente, ma è presente anche la filosofia. Lei è una insegnante di filosofia, per cui c'è tanto esistenzialismo che non è finita, ancora oggi ci troviamo dentro questa corrente, e per tutto quello che succede la poesia io credo fermamente che sia una risorsa. Schopenhauer diceva sempre che tre sono le vie di liberazione dal dolore: la pietà, l'ascesi e l'arte, e lei ha scelto l'arte per donarci questa immensa sensibilità con la quale noi speriamo di viaggiare e che ci accompagni. Auguri a Demi Mango. Una domanda, se mi posso permettere, Maria Pia: tra la poesia e il teatro cosa scegli? Allora, io scelgo il teatro perché per me è stata la risorsa. Faccio parte dell'Associazione Amici del Teatro, sono la presidente, ma dal 1983 che faccio teatro. Però molte volte sono riuscita a sposare il teatro con la poesia, specie per le grandi manifestazioni, per quanto riguarda la Shoah, per quanto riguarda anche il femminicidio. Quindi ho cercato di unire le due cose, però principalmente io amo tantissimo il teatro, però la poesia è molto bella, ma non mi sento una poetessa perché mi sono dedicata a quest'altro ambito. Professore Melchionda, cosa si può dire dopo una serata di questo tipo? Beh, innanzitutto grazie all'autrice del libro, Demi Mango, perché ci ha regalato
queste poesie molto belle sull'amore. E io sono convinto di una cosa, no? Che parlare di amore fa sempre bene, parlarne adesso ancora di più, perché l'uomo, l'umanità, il mondo ha bisogno di amore. E dato che siamo noi a doverlo distribuire, questo amore, abbiamo bisogno di farlo in maniera attenta e soprattutto con grande altruismo. Professore, questo libro in cosa è particolare? Ma perché ha avuto il coraggio di, a mio avviso, di rompere quella ovvietà che è presente nella nostra, diciamo, nel nostro pensiero, che l'amore è poesia e che la poesia è amore, che le due cose non sono scindibili, non sono separabili, e che ogni volta che si parla d'amore si parla o si fa poesia, e che la poesia non deve mai stancare, e che abbiamo bisogno probabilmente di parlare sempre, ecco, di continuare sempre a parlare d'amore. Che persona è Demi Mango? Beh, Demi Mango è una, io ho avuto la fortuna di conoscerla come studentessa, poi come collega. È una persona molto sensibile, una persona che è attenta alla vita e attenta anche ai momenti particolari della vita, e quindi coglie bene gli aspetti, tutti gli aspetti delle nostre relazioni. Fabio e Simone alla chitarra che ci allieteranno. Grazie. Raramente che di avere la possibilità di conoscere e stabilire un rapporto personale con un'autrice, una poetessa, con l'autrice di un libro, no? Che ci ha particolarmente colpiti. E quindi credo di essere veramente fortunata, perché io conosco Demi, che è mia collega all'ISIS De Sarlo di Lago Negro, indirizzo scienze umane e linguistiche. E ho fatto pure orientamento. L'amore è poesia. L'amore è poesia. Autrice Demi Mango. La poesia io credo che possa restituire l'umanità,
in un periodo un po' particolare come questo, in cui assistiamo a tante cose un po' negative. E la poesia è un ritrovare se stessi e anche allontanarsi da falsità come il denaro, l'individualismo sfrenato oppure il cieco egoismo. Quindi per me sì, l'amore è veramente poesia. Quando io leggo una poesia non posso non pensare che chi la scrive abbia una sensibilità particolare. E chi compone una poesia, la poesia arriva al cuore, non c'è niente da fare, specie se si ascolta. E la poetessa riesce ad arrivare, Demi questa sera è riuscita ad arrivare al cuore degli altri e poi ve ne daremo la dimostrazione. La poesia dunque è strettamente connaturata con la sensibilità con cui si affronta la vita. Diciamo che siamo tutti un po' poeti, quando non ci fermiamo all'apparenza e scaviamo un po' dentro le cose. E credo che il rapporto con la poesia sia da ricercarsi innanzitutto col rapporto personale che ognuno di noi ha con se stessi. E chi non sfugge a se stesso, chi riesce a farsi un'analisi introspettiva, chi riesce anche a perdonarsi per alcune debolezze e quindi le assaggia e farne i punti di forza, allora si sopravvive meglio e si ha buona possibilità anche di diventare poeta. Il contesto dell'autrice, docente di filosofia, è molto presente nella produzione, perché è proprio un meditare sull'essere. La filosofia è come arricchimento, come rievocazione, come angoscia esistenziale, un po' mi riporta a Martin Heidegger, che è un mio preferito, no? Al libro Essere e Tempo. E lui dice, è sul compito del pensiero che è meditare sulla verità dell'essere. E a questo proposito io vi leggo la prima poesia intitolata Io. Il bacio del vento è flebile battito d'ali nella ballata agrodolce di quell'io in cerca di sé. Nelle poesie di Demi è molto ricorrente la natura, legata al sentimento, allo svelamento, usata anche come analogia, come simbolismo. La luna tra le dita, cristalli di luna che si dischiudono, il battito del ruscello, terra di fuoco, il vocio della foglia, bianche nuvole, vento d'autunno, le viole che sbocciano e danno brividi, i dolci mandorli, il grano tenero, l'ala di farfalla. Bellissime immaginazioni che danno una visione fittizia che è separata proprio dalla vita normale. Nelle poesie di Demi non ci sono elementi formali della tradizione poetica come la rima baciata, la rima alternata baciata, però in alcuno ho trovato l'anafora, che è una figura retorica che serve a trasmettere emotività nel reiterare alcune parole. E vi leggo una poesia a proposito intitolata Sei. Sei scintilla di fuoco che vivifica le mie mani, sei vento d'autunno che agita il mio essere, sei primavera del mio animo stanco, sei labbra carnose che sfiorano il mio quotidiano, sei idillio di suoni che allietano il mio dipingere. Contemporanea è cambiato molto, no? C'è più la capacità di rimandare ad un altro con un coefficiente che poi è simbolico ed è tirato al massimo, con un significante che però è in più. E le poesie di Demi io ho riscontrato che sono molto contemporanee, però nulla è scritto a caso. La poesia
intitolata Perché ce lo dimostrano. Perché? Parole incastonate in un percorso temporale dai mille risvolti. Perché? Tasselli dirompenti, carichi di incandescenti certezze che traghettano l'animo in cieli dagli opachi colori. Perché? Schiaffo dell'interiorità nella sua essenza di nebbia. E ne aggiungo subito un'altra in cui la pulsione è seguita da una deprivazione proprio castrata, meditata, e il titolo è La decisione. Decisione. Un brivido di follia scuote il sentire di chi, nell'incerta favola, deraglia di passione e ascolta il solitario sentiero. Ancora, nella poesia di Demi si evince l'impulso di abbracciare la vita, ma con la consapevolezza che la vita è amara. Ed è il caso della poesia intitolata Amo. Amo. Amo l'universo celebrato da intensi tremiti. Amo il brivido che seduce il cuore allo sbocciar delle viole. Amo il passo felino di un oggi sempre pronto a stupire. Amo lo scrosciare delle lacrime, senso della vita. Poi io ho incontrato una proiezione mentale dell'io che è messa in discussione. Ovviamente è un feedback, e l'ho trovata in questa poesia che ha un inizio esuberante, però una conclusione meno esuberante, e si intitola Immersa. Orizzonte del mio profondo, alba di un dove che non c'è, grano tenero, luce di un mattino tutto da vivere. Con te mi abisso nel profilo di pienezza e scruto l'oltre di me che non è colmo di te. E ancora quest'altra. Intitolata Ala di farfalla. Pietra riscaldata da un tiepido sole, piccola amica di una giostra crescente, sgombri il tuo cielo dalle nubi più violente, respirando ogni seme che il vento trasporta. Godi di un anelito che nell'aria aspra del giorno si disperde in tante minuscole farfalle. I colori di ogni ala risuonano e richiamano il tuo intimo colmo di un vuoto domani. Forse questo è il prezzo che si paga per essere sensibili. Infine, la parola. Ovviamente nella poesia c'è la parola. E questa parola è come una lama affilata, ma che rimane nell'ombra anche se ogni tanto guizza di luce. E la troviamo in questa poesia intitolata Lupo. Assaporo la melodia al calare del sole, incontro al danzare con le stelle lo sguardo del lupo, appello alla mia fragile fioritura e apro il mio animo al suo profumo, sempre vivo in me. Al nostro collega, amico Gerardo. Grazie. Ringrazio innanzitutto voi, ringrazio Demi, che ci permette di stare insieme, che ci permette di parlare d'amore, non è facile, non è solito parlare d'amore, incontrarsi e parlare d'amore.
sembra quasi un fatto scontato, ma poi in realtà non lo è. E ringrazio Maria Pia, che è sempre molto attenta a cogliere i momenti, gli attimi per poter poi discutere, dibattere, scoprire le persone. Il mio compito questa sera è quello di non di scoprire Demi, ma di conoscerla diversamente, di conoscerla così come l'abbiamo conosciuta. Io l'ho conosciuta come una dirigente e attenta alunna, l'ho conosciuta, sono stato questo privilegio di essere stato un suo docente, l'ho conosciuta poi come collega, come una magnifica docente, e poi l'ho conosciuta durante il suo percorso anche come poetessa. Questi versi che ogni tanto lei ci regalava mentre svolgeva questi ruoli molteplici di insegnante, di mamma, di moglie, di donna. Io credo che Demi ha avuto un grande coraggio, no? L'aver intitolato il libro L'amore è poesia non è scontato, cioè un ribadire di qualche cosa che è straordinario, perché poi tutti quanti noi siamo d'accordo, l'amore è poesia. Però se l'amore è poesia, è altrettanto vero che vuol dire che l'amore è nelle cose, è tra le cose più importanti dell'esistenza umana. E Demi ce lo dice, ce lo fa scoprire. Maria Pia ha colto gli aspetti importanti della poetica e delle poesie di Demi. Io faccio questa premessa, Maria Pia, probabilmente nel tuo programma c'era questa rigida mia posizione di fare domande, però non posso immediatamente fare domande a Demi per tante ragioni e anche per le cose che dico, che vi dirò. E quindi questa poesia di Demi, no, che è tra le cose più importanti della nostra esistenza, beh, ci accompagna nella quotidianità, nella semplicità delle cose. Guardate, coltivare l'amore è la cosa che ci permette di recuperare il senso, ci permette di recuperare il senso dell'essere umano. Noi siamo umani perché abbiamo l'amore che ci distingue dal resto. La vita va avanti a colpi d'amore, questo lo dico con forza. Lo dico con forza perché ne sono convinto. Perché una vita che non è amata è una vita che si spegne, è una vita che muore. L'amore non è solo solidarietà, mense, la caritas, tutte cose pregevolissime, straordinarie. L'amore è innanzitutto una relazione duale, io e te. Ed è una cosa fondamentale sulla quale poi ci ritorno nelle conclusioni. L'amore è apertura all'altro, è accettare la posta sulle infinite possibilità di cambiamento e di creatività. È la metamorfosi che è presente in noi. Io ti amo come sei. Guardate, io non ti amo però perché o come. Io ti amo come sei. Amare è scoprire una nuova dimensione della vita, un nuovo e imprevedibile avvenire. E quindi ecco questo impegno di Demi, che è un impegno veramente molto forte. E io perciò ne sono grato e la ringrazio per questo. E che mi è meglio di Demi poi può spiegarci Demi e la sua poesia? La prima domanda che mi viene proprio di getto, che ho preparato e che mi è venuta immediatamente nel leggere il libro, è: perché hai ritenuto questo il momento giusto per regalarci questa raccolta? E che criterio hai seguito poi nella scelta delle litiche? Sono 69 poesie che tu, poi questo 69, questo numero, che è un numero, come? 75 non può essere. Non può essere, loro hanno sbagliato la conta, l'ho contato mille volte. No, guarda, le riconto ancora, le ricontiamo insieme, perché io su questo numero mi sono fermato tantissimo. No, e ci ritorno ancora, perché le ho fatte contare anche da persona, quindi poi ci ritorno. Comunque la domanda è: perché hai ritenuto questo il momento giusto? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie mille per essere intervenuti così numerosi e ringrazio Maria Pia che mi ha fatto questo immenso regalo, non so come
ringraziarla perché è stata splendida ad organizzarmi tutto questo, grazie, grazie ancora, ringrazio il mio amato e splendido prof di sempre, ringrazio la mia famiglia, voi amici che siete tutti qui a sostenermi questa sera, vi ringrazio davvero tanto. E passiamo alla domanda che mi ha fatto il prof, è il momento giusto? Non so prof se è stato il momento giusto, da sicuro che è stato il momento sbagliato, non so. So che di certo che questo libro è venuto fuori perché è stato mio marito tantissimo mi ha spinto a pubblicare quelle che erano i miei pensieri, le mie emozioni, ci ha tenuto a che io potessi far conoscere a più persone quello che erano le mie emozioni. E allora ho pensato, ok, devo pubblicarle, però devo farlo cercando di aiutare qualcuno. Non voglio, sì, pubblicare, ok, far conoscere quello che io sono effettivamente, ma lo voglio facendo in modo che anche altri possano essere aiutati in questo, in tutto questo mio discorso, in questo mio progetto. E allora ho pensato, perché non organizzare una raccolta fondi da dare in beneficenza? E ho cercato sul web le diverse associazioni che potessero in un certo senso colpire quella che fosse il mio pensiero e ho trovato un'associazione di Roma che si chiama Peter Pan che aiuta i bambini, i genitori dei bambini malati di cancro a trovare vitto alloggio. Mi ha colpito così tanto questa associazione che ho deciso, li ho contattati e ho detto che qualsiasi introito, qualsiasi piccolo gruzzoletto che riuscirò a recuperare non entrerà minimamente nelle mie tasche, ma sarà tutto devoluto a loro. Infatti qui... questa sera mi hanno inviato questa piccola scheda relativa proprio all'associazione e sono contentissimi di quello che ho organizzato ed ecco quindi il perché poi ho deciso di pubblicare queste poesie. Ringrazio in tutto questo anche mia sorella perché ha reso possibile dare vita alla realizzazione di questa copertina così particolare. Lei so che ama dipingere e quindi ha realizzato graficamente quello che appunto è la copertina del libro, quindi ringrazio anche lei. Sono stati i diversi portanti della presenza di questo libro questa sera. E poi verso il figlio, prof, qual era l'altra domanda? Il criterio che hai seguito nella scelta. Ah, ok, il criterio. Ho scelto di quelle poesie che forse mi rappresentano meglio, che rappresentano meglio chi è Demi. Far capire chi è Demi perché farsi conoscere e conoscersi d'altronde non è semplice. Io da questo punto di vista, attraverso una riflessione interiore con me stessa, sono riuscita a tirar fuori quelli che erano questi pensieri. In un momento molto doloroso della mia vita, è stato veramente, come si può dire, terapeutico, la possibilità di scrivere e di esternare quello che era il mio essere in quel determinato momento. E quindi è venuta fuori quella Demi che tutti quanti conosciamo, ma anche un lato abbastanza molto molto più intimo e che ho voluto mettere a nudo, ho voluto anche gli altri rendere appunto aperti a conoscere quello che io effettivamente sono. Quindi questo è stato il criterio, una Demi che ha questa forte interiorizzazione con se stessa, questo dialogo forte con se stessa e che mette in luce come l'importanza dell'uomo sta nella sua unicità, nella sua singolarità, e una singolarità che però non deve rimanere nel suo intimo, perché la cosa fondamentale degli uomini è stare a contatto uno con gli altri, relazionarsi, quindi una singolarità tale da poter dare all'altro e quindi spero che attraverso le mie poesie io possa dare agli altri quello che è forse è un momento di sconforto, uno spiraglio di luce. Quindi ci tenevo a mettere luce come io volessi uscire dall'individualità, dalla mia unicità per esprimere l'importanza del rapporto con gli altri, ma soprattutto l'importanza del rapporto con la natura, con il mondo, perché la natura è un qualcosa di meraviglioso, la natura indica quello che noi siamo parte integrante, forse non tutti lo hanno compreso questo, e quindi far parte della natura significa anche difenderla in tutto e per tutto, e se effettivamente rispettiamo noi stessi, rispettiamo gli altri, rispettiamo il mondo in cui viviamo.
Brava. Grazie, una risposta che ci attendavamo proprio perché ti conosciamo. Ci sono delle poesie, no, che iniziano con una domanda. Sono noi, la scelta, vuoto, perché, il bacio del vento, l'alba, la fallibilità. Domande che sono molto impegnative, tra le quali il nostro essere, esiste il vuoto del tempo, l'essenzialità del tempo. Ora, tu hai dato delle risposte, hai cercato di dare delle risposte. Le ritieni queste risposte definitive? No, non sono definitive, perché da questo punto di vista io sono molto socratica, ecco che affiora in me l'insegnante di filosofia. Io credo che la vita, come diceva appunto Socrate, non è degna di essere vissuta se non è una continua ricerca. Bisogna sempre ricercare nuove possibilità conoscitive, e quindi quello che io ho dato nel mio scrivere è uno spunto di riflessione, una virgola, se così possiamo dire, dato a quello che è la vita, ma non un punto, no, assolutamente no. Anzi, la conoscenza deve essere la base di tutto, e quindi bisogna sempre ricercare. A tal proposito posso dire una cosa, ogni qualvolta io inizio l'insegnamento di filosofia in una terza classe, perché nel terzo liceo si inizia lo studio della filosofia, faccio leggere sempre ai miei alunni dei brani ripresi dal libro Il gabbiano Jonathan Livingston. E poi chiedo loro: ma per quale motivo secondo voi io vi ho fatto leggere questi brani? Pian piano loro, attraverso opportune riflessioni, comprenderanno una cosa, una frase semplicissima, però che è l'essenza di tutto. Ed appunto che la conoscenza ci rende liberi. Io credo che effettivamente conoscere, quindi sapere, ci dà quell'opportunità di essere liberi. Liberi però non nel senso che posso fare quello che voglio, uscire quando voglio, loro questo lo capiscono. Ma liberi significa essere capaci di scegliere. La libertà è questa. Ma se io non ho conoscenza, non posso assolutamente poi essere capace di poter scegliere. E quindi la mia vita, qual è la strada che prenderò nella mia vita? Qual è la scelta che farò nella mia vita? Se non ho quelle opportune conoscenze che mi produrranno un bagaglio tale da poter effettivamente, un ventaglio di possibilità, non potrò essere libero. Ed è quindi questa la cosa fondamentale. Più si va avanti, più si deve migliorare. Migliorare se stessi è obbligo. Quindi ritengo che non sia assolutamente un punto, anzi un nuovo inizio. L'ultima domanda di questo primo tempo, che è dopo questo punto. Che cos'è l'amore per Dani? Beh, l'amore è desiderio, l'amore è brama, l'amore è anelito. È anelito perché è brama, è desiderio di stare con persone che mi fanno sentire bene. Questo è l'amore. E per questo ho intitolato il libro L'amore e poesia, perché la poesia è questo. La poesia ti fa stare bene, ti fa sentire bene, e quindi credo che ecco questo legame tra queste due parole è un coniuglio perfetto, proprio perché l'una non può stare senza l'altra, e l'amore è quello stimolo proprio a ricercare quella che è la felicità. Io finito questo tempo. Nello scherzo, mi permetto, ora parliamo di cose molto serie, molto belle, l'amore, però io sul mondo delle poesie ci voglio ritornare dentro. Io ci voglio ritornare perché le ho segnate uno per uno. La poesia sogno è la poesia che ha letto perché. Però tieni presente, 57, 58 è una poesia. Ecco, ho ragione io. Difatti, nello scherzo, Maria Pia non ha completato la lettura di perché. Perché c'è il perché, c'è l'altra pagina del perché. Ed ecco il motivo per cui sono 69. Ma ne mancano 6, da 69 a 75. L'amore è poesia, Demi Manico. Per me la risposta sta nella sua dedica. Che la poesia entri nei vostri cuori per aiutarvi ad esprimere l'amore. Per me, ho detto.
Comunque, senza cadere nella retorica sulla presunta funzione salvifica della poesia, certamente chi scrive poesie ha una risorsa in più, diciamo. La poesia, come diceva sempre Gerardo, non deve mutare nulla, è già in noi ed ha il gravoso compito di far venire fuori l'uomo dall'uomo. Brecht scriveva, perdonatemi il mio riferimento al teatro, perché il teatro è la mia vita, che dall'uomo un aiuto sia l'uomo. La poesia a volte dolorosamente parla all'anima, sfrondandola dalle sovrapposizioni che la vita ci impone, ovvero vorrebbe imporci. Ci mostriamo nudi alla vita, esposti, ridiventiamo natura. È come dire che in fondo scrivere una poesia non salva, ma tuttavia è necessario. Il suo valore è la testimonianza. Tutto ciò che esiste, tutto ciò che non è scritto, noi sappiamo che non esiste. È come se non fosse accaduto, no? Ed è questo proprio il valore della poesia, un valore che ci arriva da lontano. Nulla è accaduto se non è stato scritto. E in questo, in barba a Socrate, che non ha lasciato niente di scritto, però a mio parere Socrate si è permesso di non lasciare niente di scritto perché sapeva che il suo discepolo appuntava tutto, vero? È la mia lezione. Qual è la funzione della poesia? La funzione della poesia è la relazione tra creatura e creatura, tra creatura e natura, tra creatura e mondo e tra creatura e storia. Ma la poesia non deve cambiare il mondo, deve dirlo, no? Figurarlo, significarlo. La poesia ha bisogno di respirare unità, lì dove ci sono tante disorganizzazioni, perché noi sappiamo che la vita è frammentaria. E la grande avventura della poesia moderna consiste proprio nel tentativo di ricostruire, mediante il linguaggio, quell'unità che il mondo ideale, pratico, espressivo degli uomini aveva nel praticare un tempo molta poesia. La poesia di Demi descrive, però nello stesso tempo è introspettiva, ce l'ha detto lei. Ed elabora attraverso la parola scritta, descrive esperienze interiori. Ed è proprio così che il poeta si fa carne viva, nella sua sofferenza individuale. Si rivive anche l'umano di ciascuno di noi, perché il poeta vive e rivive la condizione che rappresenta il futuro per renderlo migliore. La poesia di Demi basta leggerla perché si spiega da sola. Non ha bisogno di un'analisi, infatti il mio, l'ho detto, è stato un feedback personale. Come tutte le poesie però ha bisogno di lettori che sappiano leggere, ma non nel senso di saper leggere, lettori che hanno voglia di leggere, perché diciamocelo, molte volte noi la poesia la accantoniamo, invece se si comincia a leggere poesia non se ne distacca più. Io auguro a Demi di scriverne tante ancora e dico grazie per questo momento d'incontro anche con i colleghi, no? È stato bello, anche d'incontro con molti che sentono il bisogno di dire a se stessi che cosa sia il loro essere nel mondo attraverso, o anche, perché ci sono tante altre arti, no? Anche attraverso la poesia. Io ti lascio con una parola di un poeta. Io credo che un giorno che non ci sarà più la poesia, non ci sarà nemmeno l'uomo. Il modo tecnico di far poesia può anche mutare, non so né come né quando, se necessita nuove cose, se esigeranno che l'uomo si esprima in modo diverso, con parole diverse, o che parli un linguaggio più rapido. Ma l'uomo non potrà mai vivere senza poesia, perché essa rappresenta il segreto non solo di chi riesce così per dono a scrivere sulla carta, ma di tutti, perché tutti ce l'hanno nell'anima. Gabriele D'Annunzio.
quest'altro tempo io cerco di avvicinarmi un po' pure alla tua vita, un po' anche, diciamo, familiare, un po' più intimo, quindi mi farò delle domande un po' più personali. Sono trascorsi quasi 7 anni dalla scomparsa di mio zio, era l'8 dicembre del 2014, e qualche anno fa è uscito questo cofanetto, Tutto l'amore che conta davvero, curato poi dalla moglie, Laura Valentino, e dai figli. Il resto Pino lo conosciamo, quindi abbiamo avuto questa grande fortuna di averlo. Sapeva essere un artista dalle tante anni. Che cosa vi unisce, oltre al legame a tutti? Questa è una domanda che mi emoziona molto rispetto alle altre, beh, perché comunque zio è una persona che conosciamo tutti, una persona straordinaria che ha dato tanto alla musica italiana, un artista con la A maiuscola e che effettivamente manca tantissimo. Che cosa abbiamo in comune? Beh, credo che la sensibilità, quella di cui parlava all'inizio Maria Pia, sia un qualcosa che forse effettivamente appartiene ad entrambi. La sensibilità, ma anche quella che è la sana curiosità. Quella sana curiosità che ci fa esplorare il mondo, che ci fa andare al di là di quella che è l'apparenza e che ci tenta di far comprendere ancor più nel vivo, nel profondo, quello che è il vero significato della vita. Ecco, questo penso che lo abbia dimostrato lui attraverso, come ha ben detto prof, quelle che sono le sue tante anime, non soltanto a livello musicale, ma anche perché era un grande poeta, ha scritto tantissime poesie, le sue raccolte sono straordinariamente belle. E poi un'altra cosa forse che ci unisce tantissimo credo che sia il rapporto con la famiglia. Lui ci teneva tanto alla famiglia, come anche io, e questa sera è dimostrato dal fatto che la presenza della mia famiglia è qui, i miei fratelli, che ringrazio, sono qui a suonare con me, mi hanno fatto questo bellissimo regalo, e poi anche gli amici che sono intervenuti così numerosi, questi sono i valori, l'amicizia, la famiglia, sono quei valori da cui non si può assolutamente prescindere e che ognuno di noi deve tenere effettivamente saldi, altrimenti la vita, ripeto, come dicevo prima, non si può vivere nella solitudine, ma bisogna quindi assolutamente esternarsi agli altri, e questo penso che sia un qualcosa che ci avvicina entrambi. Che noi potremmo addirittura prenderle sempre, solo volevo. Che cosa credi, no, che si possa o si debba dire ai giovani oggi, agli studenti, tu sei un insegnante, quindi sei a contatto sempre, soprattutto in questo momento della storia, il Covid ha creato una serie di imbarazzi alla comunità, al di là di quello che ha degenerato, però ai giovani ha toccato i giovani in maniera particolare. Tu credi che basta dir loro che l'amore è la leva di tutto? Allora, quello che stiamo affrontando è un periodo davvero terribile, nessuno poteva immaginarsi quello che effettivamente stiamo ancora vivendo, e i giovani forse hanno pagato il prezzo più alto di tutto questo. È mancata quella che è la socialità, quello che è l'elemento fondante forse della vita, del loro stare insieme, del loro vivere, perché come ho detto prima l'essere da soli non ha significato, c'è bisogno di quel rapporto io tu, come stava dicendo anche lei all'inizio. Quindi di conseguenza è mancato questo ed è un qualcosa di terribile. Però io sono sicura che loro hanno dentro di sé quella grande forza, quella grande capacità di rialzarsi, quella grande resilienza di cui si parla tanto oggi. Credo che loro ce l'hanno nel sangue, quindi saranno i primi, secondo me, a comprendere che non devono essere bloccati da questa situazione, ma assolutamente rendersi capaci, alzarsi le maniche e combattere. Io credo che la cosa fondamentale da dir loro è di non demordere mai, fondamentale è credere nei sogni.
Ognuno di noi ha dei sogni nel cassetto che deve portare avanti con forza, con tenacia. Infatti, come appena detto, volere è potere, Bacone lo diceva, volere è potere. Quindi quando si vuole una cosa, crederci tanto, credere in se stessi, credere tanto in se stessi, nelle proprie capacità e portare avanti quello che è l'obiettivo. Nonostante le avversità, nonostante le negatività, ci sono state, c'è questa negatività, ma l'importante è sapersi rialzare, sapersi guardare dentro e trovare quella forza giusta tale da poter dire io ci sono, ho la possibilità di rialzarmi, riesco ad alzarmi, ho la forza di farlo e di andare avanti tenacemente, quindi credere in quello che si vuole fare è fondamentale. Credo che questo sia un insegnamento grande, anzi mentre parlo mi viene in mente, vengono in mente le parole di Aristotele nella sua famosa Etica Nicomachea, lui non fa altro che dare dei consigli al figlio su come raggiungere la felicità. È un'opera straordinaria, per chi non l'abbia letto consiglio di leggerla. E lui consiglia al figlio che cosa fare pur di raggiungere la felicità. Dice guarda, devi trovare quello che è il tuo ergon, devi trovare quella che è la tua funzione, ma farlo al meglio. Quindi qual è il compito che ognuno di noi? Scoprirlo e portarlo al meglio. Quindi credo che questo sia il giusto insegnamento da dare ai giovani in questo momento. Bene. Poetessa, una poetessa insegnante. Essere insegnanti si è favoriti nel poi scrivere le poesie, o la poetessa è facilitata il compito dell'insegnante, visto che insegnare è amare. Allora, non credo che per poter scrivere poesie si debba essere insegnanti. Penso che in ognuno di noi c'è la possibilità di poter essere un poeta. Basta trovare quella giusta chiave d'accesso per penetrare nel nostro io. Basta riuscire a capire qual è effettivamente la giusta dimensione per poterlo fare. Io forse sono fortunata perché insegnando filosofia, la filosofia mi aiuta tantissimo in quella che è la capacità di riflessione, la capacità di dialogo, e quindi proprio riuscire a domandarsi a questo dialogo interiore forse mi ha aiutato, ecco, però non credo che sia un qualcosa assolutamente legato indissolubilmente. E poi l'insegnante, che bel lavoro, prof, lo dobbiamo dire, è vero Maria Pia, è uno dei lavori più belli che si possano fare, perché lavori con ragazzi che hanno bisogno, vogliono sapere da te che cosa poter fare della loro vita. Tu in quel momento stai lì a tentare di non trasmettere dei contenuti, perché quello lo possono fare tranquillamente da internet, non è quello, ma riuscire a dare tanto, a dare un significato a quello che loro stanno facendo, a dare valore a quello che è la loro vita, e quindi a cercare di fargli comprendere quello che è il significato e il senso profondo della vita che devono essere portati a condurre. Poi Maria Pia mi ha posto dei limiti e quindi anzi già sono andato oltre. Perché le domande erano tre, per dire la verità, però io ho detto Maria Pia, io vengo però senza rete e quindi faccio la quarta. Cioè, entrando nel tuo mondo proprio intimo, no? Hai scoperto qualche aspetto che anche per te era rimasto inedito nello scrivere queste poesie, perché tu parli dell'amore, della persona che ti sta vicino, delle persone che ti sta vicino, di quelle che sono prossime. Hai scoperto qualche cosa di me scrivendo? Penso di sì, penso di aver trovato quella che è la forza che Demi non credeva di avere. Credevo di essere una persona meno capace di riuscire a sopportare determinate situazioni, a non riuscire a superare determinati momenti. Invece grazie alla scrittura sono riuscita a comprendere che dentro di me c'è quella forza giusta tale da poter affrontare la vita, perché la vita va guardata in faccia. Come Maria Pia ha ben espresso prima, io ho messo in luce
come la vita è stupenda, è bellissima, è qualcosa di meraviglioso, la bellezza della vita è straordinaria, ma la vita alle volte ci porta anche un caro prezzo da pagare, c'è l'amarezza e non sempre tutti quanti riescono a trovare quella forza giusta per rialzarsi. E anche io credevo di non essere così capace di potermi rialzare, invece ho trovato quella forza tale da poter dire ok, Demi, sei forte, ce la puoi fare, vai avanti. Adesso Antonella e Gabriele. Simone, scusa, Mango, cognome molto noto nell'ambito della musica, ci realizzeranno con i loro pezzi.
andata bene. Ci abbiamo verso la conclusione, ci sono altre tre domande di Gerardo. Gerardo, poi ci sono 69 domande gentilmente offerte da Daleni. Ma scusa, qualche altra poesia si può sentire? Il libro con la dedica, quindi conclusioni. Scusate? Sì, ma qualche altra poesia non si può sentire? Beh, se volete sì, tranquilli, diciamo pure aiuto, c'è l'attrice Eva, diciamo pure aiuto, tranquilli, come volete, soltanto che volevamo riservare la sorpresa, se no se poi le declamiamo noi, cosa dice? Adesso un altro. Bene, allora, prima della poesia conclusiva, diciamo, che poi Maria Pia leggerà, io qui ho un compito, quello di fare, non le conclusioni, non si può concludere una bella serata così, dopo aver ascoltato questi pezzi straordinari, veramente, io credo che, vedete, la poesia e la musica, no? Quando si coniugano insieme, come ci rendono felice e come ci aprono il cuore, ma nel senso vero, no? Proprio della distensione reale, quella bella, quella che ci fa pensare che la vita è bella, c'è poco da fare. È attraverso queste cose che noi avvertiamo la bellezza della vita. Del resto, questa serata che ci permette di parlare di amore non è solita, perché, come dicevo prima, l'amore non dà nulla se non se stesso e non prende nulla se non da se stesso. L'amore non possiede, né vuole essere posseduto, perché l'amore basta all'amore. Quando amate, non crediate di poter dirigere il corso dell'amore, cioè se vi trova degni, è l'amore che dirige il vostro corso. Pensate allo straordinario compito della poesia, no? Questo compito di Veni, questo momento di Veni così importante che ci ha regalato. Non è in primo luogo quello di essere ancella della vita. La poesia è la chiave del dialogo, è la chiave del dialogo con le persone, con le altre persone, con le altre e gli altri. È il segreto che rende il mondo un po' meno freddo, questa forza che permette di vivere in una maniera meno arida. È la poesia che ci permette di parlare d'amore. Possiamo dire che grazie a questa esperienza, grazie a questo libro, torna l'amore, non fraintendete, non perché non sia sempre presente, questo è un tema eterno, è sempre attuale, in grado di catturare l'essenza profonda dell'essere. Torna perché lo evidenziamo. A volte crediamo che le cose scontate non devono far parte della nostra esistenza, della nostra quotidianità. Perché scontato, perché ovvio. Io non credo che ognuno di noi si alza la mattina e dice al compagno, alla compagna, al figlio, al genitore ti amo. O agli studenti ti amo. Perché scontato. Perché noi lo riteniamo un atto ormai ovvio, che è presente nelle cose. E invece io credo che abbiamo bisogno di dircelo. Abbiamo bisogno di dircelo sempre, quotidianamente, continuamente. Lo possiamo magari mimare attraverso gli occhi, attraverso una gestualità, ma abbiamo bisogno di dirlo, perché l'amore è l'essenza delle cose. E Demi vuole continuare ad amare con questo libro. Guardate, è veramente bello questa cosa. Io ti ringrazio, Demi, perché permetti di fare queste riflessioni, che non sono delle riflessioni così, diciamo, solo scontate. Si tratta quindi di versi d'amore diretti, per cantare semplicemente e instancabilmente, contro l'assenza di sentimenti e di pensieri, contro la mancanza di un futuro e di una apatica fiducia. Ma amare significa amare anche la vita e vivere, significa essere attivi, significa rendersi conto, chiedersi io sto vivendo e che significa? Noi invece ci dimentichiamo questa forza iniziale che abbiamo. Ecco, per fortuna che esistono Demi, che esiste Demi, che esistono i tanti Demi
che ci vengono incontro e ci ricordano queste cose. Significa amare gli altri e dirlo a pieni polmoni. Amare l'amore equivale dunque ad amare non semplicemente la vita, ma anche amarla nella sua accezione più alta, come espressione e manifestazione della libertà, di una libertà che segue la legge dell'amore e della bontà, non una libertà senza freni, attenzione, ma la libertà verso se stessi e verso gli altri, la libertà intesa come rispetto dei dubbi, delle domande, proprio quello che diceva Demi prima, delle domande delle persone amate. Ora permettetemi, io sono brevissimo, cioè terminerò, non vi preoccupate, anche se Maria Pia mi ha dato un'ora, però lo farò, terminerò molto prima. Mi permetto di ricordare insieme a voi una metafora sull'amore di Khalil Gibran. Khalil Gibran racconta questa metafora e fa parlare un indovina, no? Che per prima aveva creduto in lui, e dice, rivolgendosi a lui, quest'almitra, questa indovina, dice: parlaci dell'amore. E lui sollevò il capo e guardò verso il popolo e scese una grande quiete. E con voce intensa disse: quando l'amore vi chiama, seguitelo, sebbene le sue vie siano difficili e verdi. E quando vi avvolge con le sue ali, cedetegli anche se la lama nascosta tra le piume potrà ferire. Quando vi parla, credetegli, sebbene la sua voce possa frantumare i vostri sogni, così come il vento del nord crea scompiglio al giardino, poiché mentre l'amore vi incorona, vi crocifigge, mentre vi fa crescere, vi recide, mentre ascende alle vostre altezze e carezza i vostri più teneri rami palpitanti al sole, penetra fino alle vostre radici, scuotendole nel loro abbraccio alla terra. Come pannocchi di gran turco vi raccoglie in sé, vi batte fino a farvi spoglie, vi setaccia per liberarvi dagli scarpi, vi macina fino al candore, vi impasta sinché siete tutti. Tutto questo provocherà l'amore in voi, affinché possiate conoscere i segreti del vostro cuore e per questa conoscenza divenire un frammento del cuore della vita. Così l'amore è intimamente unito alla storia, è unito alla politica, che è la storia che stiamo facendo adesso. Quando si sceglie una politica senza speranza, si abbiura all'amore. Per quale motivo noi siamo disgustati della politica? Perché non leggiamo più nella politica l'amore, ma è nella storia l'amore, e quindi deve esserci nella politica. Senza amore, un uomo, una donna, una società possono funzionare ma non esistere. Attenzione, noi funzioniamo spesso, cioè funzioniamo, possiamo non essere d'accordo, possiamo non essere contenti, ma funzioniamo. Ma non esistiamo, non è l'esistenza, non è quello che è il nostro compito. Se l'avvenire appartiene soltanto a coloro che sono capaci di aver fede nell'amore, è perché l'esperienza di amore è esperienza di assoluto, quella che ci fa contemporaneamente prendere coscienza dei nostri limiti e della nostra capacità di superarli. Io credo che l'amore sia il contrario sia dell'individualismo che del totalitarismo, due poli dell'oppressione. Io sono convinto che la locuzione, che qui ci sono tanti insegnanti di filosofia, potrebbero, anzi sicuramente mi bacchetteranno dopo, questo cogito ergo sum, penso quindi sum, questa formula con cui Cartesio voleva esprimere, espresso la certezza proprio indubitabile, no, che l'uomo ha di sé in quanto soggetto pensante, io credo che sia il punto di partenza peggiore che ci ha portato fuori strada. E se noi partiamo da lì, io credo che ci porta fuori strada, perché la prima esperienza vitale che ci lega al mondo e al nostro corpo non è io penso, ma noi amiamo. E questo è il senso, perché io posso avere l'illusione di pensare da solo, soltanto dimenticando però, attenzione, dimenticando che il mio pensiero è abitato dai millenni dell'avventura umana, ma non posso avere l'illusione di amare da solo. Questo non lo posso assolutamente avere. E quindi, come vedete, la cosa importante è il amore.
e quindi sogni. L'amore incomincia quando si preferisce l'altro, quando noi preferiamo l'altro a noi stessi, quando si accetta la sua differenza, la sua imprescindibile libertà, perché l'amore c'è e c'è comunque in ogni alito, in ogni respiro, in ogni momento. Io voglio terminare questa mia considerazione con quello che ha scritto lei, proprio nella prima poesia che Maria Pia ha letto. Nell'ultima parte dice: scandire il mio tempo imprimendo la mia anima a tutti coloro che amo. Vedete, io vi ringrazio, ringrazio Demi, credo che Demi dovrà necessariamente continuare, adesso ha assunto un compito importante, deve continuare non solo a scrivere, perché ci invita, ci invoglia ad amare, e noi abbiamo bisogno di amore. Guardate, noi abbiamo bisogno di amore e di individuare e trovare le cose belle che sono presenti. Guai se noi dovessimo farci abbattere da tutte le cose che viviamo e che possono apparire anche qui. Ci sono delle cose belle in tutto quello che noi viviamo, in tutti gli atti della nostra esistenza. Grazie ancora e grazie a voi. Cartesio aveva cosa? Allora, qui c'è Demi, Daimon, c'è qualcosa che vibra nell'aria, perché noi non ci siamo, è stato tutto abbraccio, non ci siamo neanche sentiti, niente, quindi è stato tutto veramente spontaneo. E adesso leggo la poesia che quel signore lì, che non conosco neanche, mi ha chiesto, mi ha implorato. Ma perché ha chiesto amore? Mi sta chiedendo l'amore, mi sta chiedendo. Oh, fatto bene. E sempre per continuare con questa magia, io ho aperto il libro a caso e questa poesia intitolata Anima comincia con una parola a te molto cara, la rondine. La rondine armonizza i miei orizzonti. Ogni nube è gracile distacco dalla mia coscienza velata, ancora di luce per le mie ore più cupe. Disegni misteriosi indicano il passaggio verso l'interiorità, antro nascosto, foresta inesplorata del mio vivere spirituale. Assessora Lucia Carlomagno, che mi segue sempre, ogni cosa che faccio, lei è sempre disponibile, sempre attenta e sempre presente, quindi mi fa piacere un suo saluto verso Lucia, la mia collega la poetessa. È difficile, allora, di essere controllata. No, praticamente è difficile seguirla per le tante attività che fa. Innanzitutto buonasera, scusatemi questo ingresso in questo modo. E permettetemi di ringraziare, perché veramente stasera stiamo vivendo un momento di emozioni tante, perché potremmo parlarne di tanti tipi di emozioni. Grazie a te Maria Pia, perché stavo dicendo un attimo fa, non è tanto difficile seguirla o inseguirla. Quando ti chiama devi essere presente, perché ma no, non semplicemente perché glielo devi, perché è un vulcano di idee, di lavoro, di cose che fa e le fa in modo dire intelligente è poco, perché le fa in modo che ogni cosa che, su cui lei lavora trasmette una serie di messaggi, di emozioni e di sensazioni per le quali non si può fare a meno di non esserci. E poi devo dire in tutta onestà, in questo mio mandato lei è stata sempre e comunque la mia spalla, non solo per le attività che ha fatto ed ha promosso lei, ma quanto ha dato valore aggiunto alle attività che sono state promosse da altri e soprattutto dall'amministrazione, e in cui non ha fatto mai mancare la sua presenza. Sono quindi, come un arredo. Quindi, no, se non c'è Maria Pia presente, c'è qualcosa che manca. E quindi grazie davvero. Grazie a Demi, perché stasera non commuoversi è difficile.
anche perché guardando questa immagine e ascoltando quello che è venuto fuori, non ho avuto il piacere di avere ancora il libro, ma sicuramente lo voglio e lo leggerò tutto. L'amore è quella piacevole sensazione di stare qui stasera a vivere questo momento in un tempo sospeso che ha tolto sicuramente tanto ad ognuno di noi e che forse da queste parole, da queste emozioni si può dire quello che è venuto fuori già da tutti quanti voi: l'amore è insita nella vita stessa, quindi amare la vita significa rialzarsi, recuperare e continuare con tutte le difficoltà che la vita stessa ci impone di fronte alle quali ci troviamo in tantissimi momenti. Però solo se amiamo riusciamo veramente a rialzarci e andare avanti. Si potrebbe dire tanto, perché veramente parlare di amore, parlare di quello che le riflessioni che ci sarebbero da fare stasera, si apre un varco su cui si apre una prateria, insomma, potremmo parlare di tanto. E io mi auguro che Demi continui a scrivere, non solo perché continuerà a darci emozioni, quanto resterà, perché io immagino, ho sempre detto che chi scrive ha una marcia in più per forza, chi scrive poesie ne ha ancora un'altra in più, perché la poesia come la musica, e chiedo scusa se ho dato le spalle, ma non sapevo. Prima questo coso mi ha dato un fastidio incredibile perché mi veniva il sole di fronte, adesso invece me lo trovo sulla testa, adesso invece me lo trovo sulla testa e non so come girare. Comunque, davvero, la poesia come la musica sono delle arti da cui nessuno di noi può prescindere e quindi ti prego di continuare a scrivere. Grazie. Di continuare a scrivere poesia, di continuare a scrivere quello che insomma che ti verrà da scrivere e darci ancora la possibilità di ascoltarti e di amare insieme a te. Grazie, grazie. Grazie. Allora, prima di dare la nota a questo duo meraviglioso, io ringrazio il direttore dell'Eco, Mario Lamboglia, che ci ha permesso questa incantevole serata in questa location, anche l'amico Vincenzo Cosentino che mi ha un po' organizzato il tutto. E poi vi voglio ricordare che c'è una mostra bellissima di pittura su stoffa che poi potrete visitare, dell'Art Lauria Art, anzi. Bene, a voi la parola, anzi la nota. Thank you.
foto di Rico. Questo è amore, questo è l'amore. Assolutamente, grazie di essere intervenuti, non so come cosa dire. Posso soltanto concludere con una frase di Walt Whitman. Soltanto la poesia salverà il mondo. Basta, nient'altro. Buona serata a tutti. Grazie.